Ciao amici, oggi vi spiego come funziona una pentola a pressione. Nello specifico io ho questo modello della Eternum che mi hanno regalato al Conad con la raccolta punti. Vi spiego quindi velocemente come funziona una pentola a pressione perché magari qualcuno di voi è già in cucina ed ha fretta di saperlo. Metteremo per la prova questo modello della Eternum cucinando del vitello tonnato. L'utilizzo di questa pentola è molto semplice, basta ovviamente sapere cosa fare. Dobbiamo anzitutto togliere il coperchio. Per farlo alziamo il manico verso l'alto. Ruotiamo il coperchio di 90 gradi. Lo incliniamo e lo estraiamo. Questo perché il coperchio non è tondo ma ovale, non so se riuscite a vederlo. È una misura di sicurezza per evitare che una volta che la pentola va in pressione scoppi. Molto bene, a questo punto dobbiamo semplicemente mettere gli ingredienti nella nostra pentola. Cipolla coltivata nell'orto di casa, guardate che bella. Brutta ma buona. Al doppio strato di buccia questa cipolla, che strana. Dopo aver pulito la carne, lavato gli ingredienti, andiamo a mettere tutto quanto nella pentola. A questo punto è importante conoscere la quantità di acqua che dobbiamo mettere nella pentola e la durata della cottura. Io, assieme alla pentola, ho trovato questo comodo manuale. Sono indicate per ogni piatto la quantità di acqua da aggiungere nella pentola e il tempo di cottura. Se nella vostra pentola non trovate un manualetto come questo, potete cercare in internet. Io vado a occhio, tanto poi mi serve per il brodo. Due pizzichi di sale, un pochino d'olio. Chiudiamo la pentola, ripetiamo lo stesso giochetto di prima, quindi la mettiamo angolata di 90 gradi rispetto ai manici. La ruotiamo di 90 gradi ed abbassiamo il manico. Mettiamola sul fuoco con la fiamma vivace. Questa pentola è dotata di tre sistemi di sicurezza. Il primo è questo dispositivo segnapressione. Vediamo che adesso è basso, infatti il mio dito ci passa sopra. Quando la pentola andrà in pressione, si alzerà. Andrà a conficcarsi qua in questo buco e ci impedirà di aprire la pentola. Anche se alzeremo il manico, il coperchio non potrà venire via. Dall'altro lato troviamo la valvola di esercizio. Quando inizierà ad uscire il vapore, significa che dobbiamo iniziare a conteggiare i tempi di cottura. Il terzo sistema di sicurezza è questa valvola, detta appunto valvola di sicurezza. La troviamo qui sotto il coperchio. Questa valvola ha lo scopo, nel caso in cui la pressione all'interno della pentola superasse un certo livello e la valvola di esercizio facesse cilecca, di sollevarsi per permettere appunto lo sfiato della pressione in eccesso. Andrà poi ovviamente riportata nella corretta posizione, quindi sarà sufficiente premerla verso il basso. A fine utilizzo la valvola di esercizio e la valvola di sicurezza possono essere rimosse e lavate. Per rimuovere la valvola di esercizio è sufficiente tirarla verso l'alto. Si sfila. La valvola di sicurezza può essere premuta verso il basso. Il dispositivo segna pressione rosso si è alzato e dalla valvola ha cominciato a fuoriuscire vapore.
Possiamo a questo punto cominciare a conteggiare i 35 minuti che è il tempo di cottura. Ok Google, timer 35 minuti. Ok, 35 minuti, partito. Ricordiamoci anche di abbassare la fiamma. Trascorso il tempo di cottura non apriamo subito la pentola, ovviamente perché il dispositivo di sicurezza è ancora alzato. Possiamo far scendere la pressione con un po' di acqua fredda sul coperchio e sollevando verso l'alto la valvola. Così facendo, ecco, è bastato pochissimo, il dispositivo di sicurezza si è abbassato e possiamo quindi aprire il coperchio. Eccolo qua. Allora, il vitello tonnato l'ho finito, non è uscito benissimo ma sembra mangiabile. Me ne sono fatto un po' di più, così ho anche la schiscetta per pranzo. Qua c'è il brodo per la minestra di stasera, ovviamente cucinerò anche la minestra a pressione. Due parole su questa pentola, come abbiamo visto, ha tre sistemi di sicurezza. Al fondo termoradiante è fatto in triplostrato, acciaio, alluminio e acciaio. Questo per garantire un'ottima e uniforme distribuzione del calore. La pentola può essere usata anche su fornelli ad induzione. In conclusione, perché comprare una pentola a pressione? I motivi sono fondamentalmente due. Il primo è il risparmio economico. La pentola a pressione è più efficiente di una pentola normale perché appunto può sfruttare meglio il calore, quindi consumeremo meno metano e spenderemo ovviamente meno in bolletta. Il secondo è una questione di tempo. Se abbiamo poco tempo e siamo sempre di fretta, la pentola a pressione impiega molto meno tempo appunto a cucinare i cibi. Se questa recensione ti è piaciuta, metti like, così avrò lo stimolo per farne tante altre. Se vuoi seguire le mie scoperte di prodotti che ci semplificano e migliorano la vita, iscriviti al canale. Alla prossima!